Qualche giorno fa mi hanno chiesto qual è secondo me la caratteristica principale per una vita ben vissuta. E devo dire la verità, mi sono stupito perché non ho avuto dubbi, ho risposto di getto. Perché c'è una caratteristica che è fondamentale, irrinunciabile per vivere bene. Chiariamo che cosa intendiamo per vivere bene: avere un buon equilibrio con se stessi. Saper creare e mantenere delle relazioni che siano sane, nutrienti, appaganti e durature, fissarsi obiettivi e riuscire a raggiungerli, abbassare al minimo lo stress e riuscire ad essere grati della vita, cioè affrontare le difficoltà che la vita immancabilmente ci pone davanti con un atteggiamento di accettazione e gratitudine e non di rifiuto e lotta. Questa caratteristica è la maturità emotiva. Probabilmente già lo sai, ma è utile ripeterlo. L'intelligenza emotiva è una delle intelligenze che come esseri umani abbiamo e siamo chiamati ad allenare, a sviluppare, ad accrescere. Perché è l'intelligenza che maggiormente contribuisce al nostro benessere personale e relazionale. Quindi raggiungere una maturità emotiva è fondamentale. In questo video voglio vedere con te quali sono, a mio avviso, i quattro pilastri della maturità emotiva, in modo che tu possa autovalutare la tua attuale maturità emotiva e vedere quali caratteristiche puoi ancora sviluppare, su quali punti puoi lavorare per migliorare la tua maturità emotiva. Alla fine del video ti darò le domande per valutare autonomamente, concretamente, la tua attuale maturità emotiva e per vedere su quali precise aree agire per migliorarla. Ok, partiamo. La prima caratteristica di una persona matura emotivamente è quella di saper gestire le emozioni. Sentiamo spesso questo termine, gestire le emozioni, ma che vuol dire sostanzialmente? Ecco, per prima cosa vuol dire conoscere le emozioni, avere un vocabolario emotivo quanto più ampio possibile, perché spesso noi diciamo sto bene, sto male, al massimo sono nervoso, mi dà fastidio qualcosa, ma ricorda che le parole bene, male, fastidio non indicano un'emozione precisa. Sei in grado di vedere quante emozioni conosci? Se prendi carta e penna e scrivi tutti i nomi delle emozioni che conosci, ecco, ti accorgerai di quante distinzioni sei in grado di fare al momento. Rabbia, paura, tristezza, gioia, disgusto, con tutte le sfumature. Accrescere la propria conoscenza delle emozioni. A che serve conoscere tante emozioni? Serve a riconoscerle poi quando appaiono dentro di noi. In questo momento sono in grado di dire cosa sento dentro, sono consapevole del mio stato d'animo? Sì, posso dirti che ho una buona base di serenità, una quota di timore, che nell'area della paura però è molto basso, e probabilmente sarà il timore di sbagliare mentre parlo davanti alla videocamera. Poi c'è una piccola dose di preoccupazione, perché nella mia mente c'è il riferimento, anche mentre sto parlando, a qualcosa che non riguarda questo momento. Sento una tensione nelle braccia, ora che sto descrivendo le mie emozioni, che va nell'area della rabbia. Ecco, questa è un'analisi molto dettagliata che ho fatto in questo momento, però è utile saper riconoscere le proprie emozioni. Perché è così importante riconoscere le proprie emozioni? Non è un esercizio fine a se stesso, ma determina il passaggio dalla reazione all'azione. Reagire significa non avere scelta. Quando noi reagiamo, siamo governati dalle nostre emozioni. E non possiamo fare altrimenti, siamo meccanici, siamo come un frullatore. Qualcuno preme il tasto e tu inizi a girare. Agire invece vuol dire fare ciò che ci va di fare, scegliere, avere libertà,
E questa fa tutta la differenza del mondo. Pensaci adesso, quante volte agisci e quante volte reagisci? Quante volte sei spinto a fare qualcosa da queste forze che sono dentro di noi, che spesso non conosciamo e che se non conosciamo ci governano, le nostre emozioni. Quindi iniziamo a conoscere quante più emozioni, riconoscerle dentro di noi per passare dal sequestro emotivo, basta, lasciatemi stare, ok, la rabbia quando sale, non ce la farò, non valgo, perché la vita è così difficile, la tristezza che ti attanaglia e non ti lascia più uscire. Beh, pensaci, passare da una vita di reazioni dovute a sequestri emozionali, a quei momenti in cui le nostre emozioni ci tengono letteralmente prigionieri, non sappiamo fare diversamente, non possiamo fare diversamente, a una vita fatta di azioni che scelgo, che voglio, che amo portare avanti, fa tutta la differenza del mondo. La seconda caratteristica di una persona emotivamente matura è la responsabilità, da non confondersi assolutamente con la colpa. Non siamo colpevoli di nulla. È proprio quando parliamo di colpa che sentiamo il bisogno di difenderci, ma una persona matura emotivamente sa che non ha bisogno di sentirsi colpevole o di incolpare gli altri. E quindi che fa? Innanzitutto con se stesso riesce ad essere onesto, trasparente, quindi a vedere luci e ombre, come dire pregi e difetti, cioè a vedere tutte le proprie caratteristiche, quelle che piacciono meno e quelle che piacciono di più. Si assume poi nei confronti della vita e degli altri la propria responsabilità, cioè vede il proprio contributo attivo in ogni situazione, sa chiedersi ok, ma io che sto facendo? Ok, ma in che modo io contribuisco? Ok, ma come sto affrontando? Cioè sa mettersi in discussione nel vero senso della parola, cioè criticarsi in modo costruttivo per crescere. Quando siamo immaturi emotivamente, passiamo la vita ad accusare. Accusare chi? O noi stessi, o gli altri, o la vita stessa. Questo è già un primo test che puoi fare. Quanto riconosci il tuo contributo attivo, il tuo pezzo? Cioè quanto sei in grado in ogni situazione di dire ok, l'altro sbaglierà tutto, ok, l'altro si comporta malissimo, ok, l'altro non mi piace, ma allo stesso tempo io cosa sto mettendo in campo, cosa sto facendo? Vedere il proprio pezzo. Responsabilità possiamo vederla anche come responsabilità, cioè abilità di risposta alle difficoltà, alle situazioni che affrontiamo. E in questo caso dobbiamo vedere quanto siamo creativi, quanto ricerchiamo davvero la soluzione a una difficoltà, a un problema, piuttosto che piangere su una difficoltà, quanto ci attiviamo, quanta fiducia abbiamo nel fatto che da ogni sfida usciamo davvero migliori se l'affrontiamo con consapevolezza, possiamo apprendere da ogni difficoltà che la vita ci pone davanti. Ecco, questa è la responsabilità che una persona emotivamente matura mette in campo quotidianamente. Terzo pilastro fondamentale della maturità emotiva è formato in realtà da due caratteristiche che vanno di pari passo: umiltà e gratitudine. Una persona emotivamente matura non ha bisogno di accrescere il proprio ego, non ha bisogno di dimostrare agli altri di valere più di loro, non ha bisogno di sentire di valere più o meno di qualcuno. Ha la giusta umiltà. Umiltà che non vuol dire falsa modestia, non vuol dire buttarsi giù, non vuol dire non riconoscere tutte le proprie caratteristiche positive, ma rimanere con i piedi per terra. Quella che trovo la migliore definizione di umiltà è avere la capacità di guardare dall'alto in basso un altro essere umano solo quando gli tendi la mano per aiutarlo a rialzarsi. Questa è la vera umiltà. E quando siamo umili non sprechiamo energia emotiva nel
confronto, nella competizione con gli altri o anche con noi stessi per superare sempre i nostri limiti. Ecco perché lo stress si abbassa tantissimo. Il fattore chiave per misurare la nostra umiltà è la capacità di chiedere aiuto, di riconoscere quando non ce la facciamo da soli e chiedere con tranquillità, serenamente, l'aiuto degli altri. L'umiltà, come dicevamo, ha una sorella gemella, che è la gratitudine. Crescono di pari passo. La gratitudine è la capacità di notare, valutare, apprezzare tutto quello che la vita ci dà. Spesso non siamo grati non perché non abbiamo di cosa essere grati, ma perché non sappiamo vedere letteralmente, percepire tutto quello che la vita ci dà. Una persona emotivamente matura, per esempio, ha il cuore pieno di gratitudine già per il fatto di essere vivo, per la vita stessa, per il fatto che ogni mattina apre gli occhi e ha una possibilità di affrontare una difficoltà, di superarla, di gioire, di guardare, di vedere, di avere relazioni, una possibilità. Vede il fatto di essere vivo come una possibilità per cui essere grato. Il quarto pilastro della maturità emotiva è l'apertura relazionale. Che cosa significa per apertura relazionale? Vuol dire essere disposto a entrare in una relazione consapevoli di poter essere feriti, consapevoli di poter essere delusi, ma non per questo barricati in difesa. Sapersi aprire all'altro per farsi conoscere, per voler conoscere l'altro, senza il timore delle naturali rotture, delusioni o incomprensioni che in una relazione ci possono essere. Una persona che non ha maturità emotiva vive sempre relazioni a metà, e a metà già deve andare bene, perché di solito una persona che ha paura di soffrire si chiude, è pieno di difese e quindi determina già per questo delle relazioni disastrose. Apertura relazionale significa quindi andare in una relazione non con le aspettative illusorie che tutto sarà perfetto, ma semplicemente con un atteggiamento che dice no a pregiudizi e giudizi e dice sì all'esperienza, dice sì alla conoscenza, dice sì anche alla quota di sofferenza che in ogni relazione c'è. E ora vediamo le domande che possono aiutarti a valutare concretamente e praticamente la tua attuale maturità emotiva. Prima domanda: agisco o reagisco? Semplice, agisco o reagisco? Prendi le situazioni in cui ti senti in difficoltà e chiediti onestamente: in queste situazioni io agisco o reagisco? E impara a distinguere questa cosa. Seconda domanda: mi prendo serenamente le mie responsabilità? So vedere in ogni relazione il pezzo dell'altro, ma anche il mio pezzo, il mio contributo attivo? O tendo a dare la colpa sempre agli altri? Terza fondamentale domanda è: quanto sono automatiche, meccaniche, sempre identiche le risposte che do alle diverse difficoltà? Prova a rivedere le piccole o grandi difficoltà che hai affrontato e a vedere se tendi a rispondere sempre allo stesso modo. Per esempio, la lamentela è una risposta abituale a tutte le difficoltà ed è una risposta che inibisce la nostra creatività. Altra domanda semplice e potentissima è: quanto sono grato? Rendersi consapevoli del proprio reale livello di gratitudine, perché la gratitudine è energia pura. Gratitudine è luce vera che arriva nella nostra vita e che ci fa aprire il cuore agli altri, alla vita stessa, ci dà la possibilità di percepire il bello che c'è nella nostra vita. Ma se non alleniamo la gratitudine, se non la liberiamo perché c'è dentro di noi, difficilmente vedremo il bello che c'è nella nostra vita. Quanto sono grato?
Ultima domanda, quanto i giudizi e i pregiudizi ostacolano le mie esperienze? Non chiamo quella persona perché già so che mi dirà di no. L'altro no, non mi capisce, non mi può capire. Quell'altra relazione è una relazione sbagliata. E provare a conoscere gente nuova no, perché le persone buone non esistono più. Ecco, tutti questi scudi di giudizi e pregiudizi che ci impediscono l'esperienza. Nota quanto tendi a fare anche questo. Bene, abbiamo dedicato un po' di tempo alla maturità emotiva. Spero che questo video ti sia utile per comprendere queste caratteristiche, soprattutto per misurarle e per agire su quelle che senti ancora carenti e migliorare, accrescere la tua maturità emotiva. E noi ci vediamo la prossima volta.